Buongiorno a tutti. Il mio compito è un po' quello di presentarvi ciò che ha fatto nascere a Villa Santa il Festival delle Geografie, che è il Fondo Camperio. Vi farò un primo excursus sulla famiglia Camperio, sul fondo, per poi invece posare la nostra attenzione su Pippo Camperio e sui suoi viaggi in Giappone. Avremo la possibilità anche all'interno della villa di vedere alcuni scatti da lui acquistati durante i suoi viaggi. Con l'aiuto di Michele, grazie. Questa era la Villa Camperio qualche anno fa. Purtroppo di questo è rimasto ben poco e la villa è stata costruita tra il 1673 e il 1696. Quando entrate nell'arco d'ingresso vedete un'incisione che reca la data del 73. In realtà tutti i documenti parlano del 96, quindi diciamo che in quegli anni è stata creata, è stata realizzata. La villa apparteneva inizialmente alla famiglia Secchi, è passata poi alla famiglia Casnedi. Figlio della marchesa Casnedi era Federico Confalonieri, qui rinchiuso per un anno. E poi nel 1818 la villa è passata ai Camperio. Carlo Camperio, padre di Manfredo Camperio, acquistò la villa come residenza estiva. Loro scrivevano per sfuggire alla fa milanese, probabilmente a Villa Santa era un po' più fresco, e qui acquistarono la loro villa. Il parco della villa non è ridotto come lo vediamo oggi, arrivava fino alla ferrovia perché è di Villa Santa, per dare le indicazioni geografiche, fino al Bar Roma. Quindi era molto molto più ampio di quello che è adesso, era un giardino all'inglese con fontane, sentieri, statue. Oggi non è rimasto nulla di tutto questo. La villa è sempre stata una villa legata fortemente al territorio e alla cultura. Qui si vede la banda di Villa Santa che suona, come vedete c'era ancora l'edera, quindi la villa non era ancora passata in mano al comune. Se andiamo avanti c'è un'altra immagine della banda di Villa Santa oggi, e questo ci fa vedere come la villa sia sempre stata vissuta come polo culturale. Tutti i membri della famiglia hanno qui lasciato ciò che era più legato alle loro affinità, alle loro passioni. Abbiamo nella famiglia una croce rossina che qui ha tenuto dei corsi per infermiere volontarie, hanno tutti lasciato in eredità la loro biblioteca, il loro archivio. Filippo Camperio ha lasciato in eredità ai Villa Santesi una somma di denaro ai poveri della Santa. Quindi la famiglia Camperio sì, ha acquistato questa villa, ma l'ha anche vissuta. Colui che più di tutti l'ha resa grande fu Manfredo Camperio, figlio di Carlo Camperio, quindi di colui che ha acquistato la villa. Manfredo Camperio fu prima un grande patriota, combatté anche nelle 5 giornate di Milano, per poi invece cambiare la sua vita e dedicarsi all'esplorazione, ai viaggi. Il primo viaggio che fece fu a 18 anni in Australia. Partì, come fanno i ragazzi oggi, alla ricerca di fortuna, fece il cercatore d'oro, con qualche difficoltà. Questo primo progetto fallì, si riciclò come muratore, dottore, rimase in Australia 4 anni, per poi compiere un viaggio di ritorno lunghissimo di un anno e decidere, una volta tornato a Milano e alla Santa, di dedicarsi all'esplorazione commerciale. La sua idea principale era quella di aprire nuove rotte in Africa prima e poi, fallita l'Africa, in Oriente. Come scrive in uno dei suoi testi, il suo intento era esplorare prima di combattere. Quindi tutti i viaggi, tutte le esplorazioni che compie sono per analizzare il territorio, analizzare le popolazioni che vi risiedono, capire come queste popolazioni lavorano sul territorio, quindi le loro imprese commerciali, agricole, per poi aprire nuove rotte per l'Italia. Quindi riporta tutte le informazioni in Italia, scrive dei testi, cerca di collaborare invano con il governo, con la Società Geografica Italiana, fonda delle società di esplorazione commerciale perché ha delle difficoltà a comunicare con chi dovrebbe finanziare. E un'altra idea di Camperio è quella di sfruttare le imprese del territorio. Nelle società di esplorazione commerciale che gli fonda, chiede l'aiuto di tutti i commercianti, di tutti gli imprenditori della Brianza e di Milano, in modo tale che questi possano
finanziare i suoi viaggi e le sue esplorazioni. E quindi è il primo a pensare di sfruttare degli sponsor per poi pagare le sue esplorazioni e i suoi viaggi. Questa era la villa, l'interno della villa ai tempi di Camperio. Di tutto questo nulla è rimasto. La villa oggi è, come probabilmente sapete, ospita la biblioteca, ospita la polizia locale, l'ASL, e ci sono delle sale qui. Una volta era così. Purtroppo ci sono stati degli anni di abbandono della villa prima che passasse al comune nel 1975, e in questi anni di incuria e di abbandono questo materiale è stato o venduto dai Camperio o trafugato, e quindi di questo rimangono i cammini monumentali, perché era un po' difficile portarli via. Questa è Sita Camperio, figlia di Manfredo, colei che ha fondato il Corpo delle Croce Rossine Volontarie. L'idea di Sita era quella di creare un corpo di croce rossine che avessero la forza di essere delle professioniste, quindi fa dei corsi professionalizzanti per le croce rossine. Vuole che queste donne possano lavorare sia in tempo di guerra ma anche in tempo di pace. Lo fa aprendo prima un'ambulanza scuola e poi un ospedale scuola a Milano. Tiene anche dei corsi qua a Villa Santa, dedica un libro alle donne di Villa Santa, tiene qui dei corsi per creare degli abiti da inviare in Grecia durante la guerra, è molto molto attiva sul territorio, ed è la sua tomba è qua a Villa Santa, è nella tomba della famiglia Pennati, perché una delle sue allieve, Adelina Pennati, rimane un po' come sua collaboratrice personale, viaggiano insieme, passano insieme l'estate a Rapallo, muore Sita Camperio a Rapallo, viene portata a Villa Santa e è stata sepolta nella tomba della famiglia Pennati. E questo invece è il nostro protagonista di oggi, Pippo Camperio, quello che più di tutti eredita le passioni del padre. Manfredo porta tutta la famiglia in viaggio, fa sì che tutti siano appassionati di esplorazione dei territori, dell'altro, ma Pippo è quello che più di tutti si appassiona. Si diploma all'Accademia Navale di Livorno e molti viaggi che compie sono viaggi in famiglia con il padre, ma molti viaggi che compie sono invece campagne navali. Qui lo vediamo insieme alla sua famiglia che era messo ai cani, che porta in Giappone, per dire, e poi invece i suoi figli, si sposa con Eleanor Terry e ha 4 figli, questi sono i primi 3. Pippo Camperio compie 2 viaggi in Giappone. Il primo viene chiamato da loro Giro del Mondo. La prima parte del viaggio la fa insieme al padre e al fratello, vanno in India e in Malesia, poi i 2 tornano e lui prosegue da solo. Un viaggio alle volte molto faticoso per Pippo, che nei suoi diari racconta della solitudine che prova. È in una nave grandissima insieme a 120 cinesi, c'è qualche inglese, nessun italiano. Con i cinesi è impossibile parlare, con gli inglesi il suo inglese tentenne, gli dice mi ridono tutti in faccia e non riesco a parlare con nessuno. Adesso con l'aiuto di Michele cambiamo giro di slide, così analizziamo un po' quelli che vi faccio leggere alcuni passi del suo diario. È un diario scritto in modo molto semplice, sì, è proprio un diario di bordo, non ha fini, non vuole pubblicarlo, è proprio un diario personale. Ecco, questi sono i due viaggi che lui compie. Il primo è il giro del mondo di cui vi raccontavo, il secondo è durante la campagna navale. Si vede che c'è una differenza. Il primo è proprio un viaggio di piacere, riesce a visitare più luoghi, racconta anche di aneddoti un po' più divertenti. Il secondo invece lo costringe a dover andare a pranzo con il Casati, che è in Giappone, in quel momento deve andare a fare un incontro, e quindi è un po' per lui un po' più noioso. Ecco, questo è un passo del suo diario. Abbiamo a bordo 120 cinesi, fra i quali 10 o 15 di classe. Nei momenti che scrivo, 3 sono qui che parlano a raffichetta e mi fanno proprio morire dal ridere, perché la stessa parola la ripetono una dopo l'altra, forse 20 volte, e così di seguito. Uno di loro è un gran signore, giudicandolo dalle unghie della mano sinistra, che merita proprio una piccola illustrazione, è quella che vedete. Io credo che per quell'uomo le unghie devono essere idoli, perché tiene il braccio sempre disteso sul tavolo e la mano aperta.
E quindi è molto, molto simpatico, e il rapporto con i cinesi in realtà è molto difficoltoso in nave, anche perché non ha modo di parlare. La mattina del 5 gennaio non scambio che un good morning con una governante, e così la lingua mia ha fatto un po' di movimento, proprio perché, povero, soffre di una solitudine incredibile. Alle 10:30 mi ritrovo nel mio appartamento a scrivere questo bellissimo diario. Domani potrò dire: sono stato in Giappone. È già qualcosa per un uomo nel verde dell'età come myself, perché... comunque sì, un po', cioè, se la crede un po'. E queste sono le immagini che lui acquista. All'epoca la fotografia, diciamo che era, stava iniziando la fotografia amatoriale. Lui ha con sé una macchina fotografica regalatagli dal padre. In Giappone non scatta alcuna foto, le scatta in Cina, ma in Giappone non ritiene che sia necessario, però le acquista. Ne acquista 12 nel primo viaggio e una cinquantina nel secondo. All'epoca, se andava in atelier, si poteva scegliere tra una serie di foto all'albumina che venivano, quindi che erano in bianco e nero, ma dipinte a mano. Quindi sono tutte immagini dipinte a mano. Ognuno poteva selezionare quelle che più gradiva, c'erano soggetti e temi diversi, si dividono in due grandi classi, i paesaggi e le foto ricostruite in atelier, quindi in cui ci sono le geishe vestite in posa, o donne che fanno gli ornamenti, lottatori. Lui i lottatori non li sceglie, le donne le ha scelte, devo dire. E poi è bello che ci sia un collegamento tra le sue pagine di diario e le immagini che lui acquista. Alcune le acquista perché gli piacciono, non c'entrano niente con quello che ha visto. Altre invece sono collegate, come in questo caso. Qui racconta dell'arrivo, lui viaggia sempre in nave, quindi arriva nei porti. Essendo uno del mestiere, descrive sempre il porto, come è fatto, l'ingresso è agevole, non è agevole, abbiamo fatto fatica, non abbiamo fatto fatica. E in questo caso rimane colpito dalla vegetazione, dalle casette e dalle barche a un remo solo. E qui è l'ingresso nel porto che lui racconta nel diario e l'ingresso del porto che acquista. Ecco, queste sono le immagini di cui vi raccontavo prima. E anche questa è una pagina molto carina di diario in cui racconta come ha mangiato quelle bacchette per la prima volta, che lui chiama i bastoncini. Brodo di rapa senza zucchero e dei frutti di mare. Io mi slancio a mangiare quelle cosette con i miei bastoncini e ne apprendo la difficoltà. Arrivano poi le ragazzine, qualcosa di magnifico, e per un'ora e mezza non fecero che ballare accompagnate dalle mandorle e quei tamburi speciali giapponesi. E poi acquista una foto che gli ricorda probabilmente la scena che ha vissuto. E poi un'altra cosa interessante dei suoi diari è la differenza tra il primo viaggio e il secondo. Passano in realtà 3-4 anni, ma nota delle differenze incredibili, tanto che dice: i giapponesi sono stati guastati dagli americani e dalla vincita della guerra con i cinesi. I prezzi sono saliti del 100%, non si può più fare shopping. Scrive così, eh. L'altro giorno mi feci tatuare una lepre sul braccio destro dal primo tatuatore di qua. Quindi era un personaggio un po' eclettico, cioè si è fatto un tatuaggio a Yokohama, perché no? D'altronde. E qua è lui che porta in viaggio questa immagine. È dentro l'album giapponese, non perché sia un'immagine del Giappone, ma perché probabilmente lui l'ha portata con sé durante il viaggio, ed è un ricordo della santa, una foto che ha scattato qua fuori, insieme alla sua famiglia, quindi insieme al suo cane, e qua dice: sono sempre contento di essere all'estero, però mi mancano i miei compagni, i miei buoni amici, ho bisogno di aver vicino qualcuno con cui poter scambiare i miei umori neri, questo qualcuno mi manca assolutamente, i miei amici sono i miei cari. E subito dopo acquista 4 topolini ammaestrati e li porta con sé. Qua lo vediamo, adesso ve lo indico. È lui con la barba e questi sono i suoi cani, sempre con lui. E qua è durante un'escursione. E queste sono alcune immagini. Come vedete, queste sono le immagini che sono digitalizzate, sono disponibili sul sito di Lombardia Beni Culturali. Come vedete è un album, qua si vedono le pagine dell'album. Quello del primo viaggio li ha fatti rilegare lui a Milano, quindi lui ha acquistato soltanto le foto, mentre questo l'ha fatto rilegare in Giappone. Michele, grazie. Queste sono le foto di paesaggio che acquista. Non sempre sono legate ai posti che lui aveva visitato, eh. Mentre poi le altre che
Le altre che acquista sono tipica della geisha. E poi l'ultima prima di andare, anche queste, come vedete, sono foto in posa, sono tutte ricostruite e stringono l'occhio un po' al visitatore occidentale. È un immaginario tipico che anche i giapponesi sanno che viene apprezzato dal turista, chiamiamolo così, occidentale, e le ricostruiscono appositamente perché vengano acquistate in atelier. E quindi l'orientalismo, il giapponismo è frutto sì del visitatore occidentale, ma diciamo che dall'altra parte anche loro accontentavano un po' quello che era la richiesta e l'occhio dei visitatori che venivano da occidente. Adesso vi chiedo di fare uno sforzo, quindi di alzarci tutti e entrare nel fondo. Vi faccio fare un giro all'interno della villa, facendovi vedere l'unica sala che è rimasta, non rimasta come al tempo, ma se alziamo gli occhi c'è ancora è ancora affrescato, solo in una sala, perché purtroppo quando è passata la villa al comune è stato fatto un restauro ma non conservativo, per cui non è rimasto nulla, quindi gli interni che abbiamo visto non li vedremo, vi preparo. Vedremo questa unica sala, vi porto a vedere i camini monumentali e poi entriamo nel fondo camperio. L'unica cosa che vi racconto prima di entrare è che in un corridoio vedrete delle foto scattate da Francesco Nicotra, che è un fotografo che aveva base ad Assab e quando in Eritrea, e quando Manfredo Camperio si reca in Eritrea per una sua esplorazione commerciale, chiede a questo fotografo di seguirlo in modo tale da avere delle foto professionali dei territori, dei luoghi che lui sta visitando, in modo tale da avere del materiale da riportare in Italia per raccontare, descrivere con foto che siano una testimonianza reale di quello che hanno visto, per poi cercare di aprire nuove rotte. Quindi quelle foto lì, come potremo vederle, sono foto sia un po' antropologiche, etnografiche, vengono spesso scattate foto alle popolazioni che incontrano, e poi ci sarà anche Manfredo Camperio, che è un uomo molto, molto grande, e si vede anche lui. E poi vedremo sulle immagini della villa come era una volta e alcune immagini del Giappone. Adesso chi mi ama mi segua e andiamo.